Buongiorno a tutti, buona vigilia di Natale. Rido perché questo era un video tutt'altro che in previsione, però dato che per Capodanno quest'anno abbiamo deciso di trovarci tra coppie, tra amici e giocare al SingStar per la PlayStation 2, oggi sono stato costretto a recarmi a casa dei miei genitori per cercare la mia vecchia PlayStation 2, che ho trovato in condizioni disastrose, ricoperta da chili di polvere in mansarda dai miei genitori. Ho dovuto acquistare una sorta di adattatore che si inserisce all'interno, anzi nel retro della PlayStation 2, e dà la possibilità di attaccare un cavo HDMI, quindi spero che Amazon me lo porti in tempo per il 31, proprio perché mi ero scordato del fatto che alla PlayStation 2 andava attaccata una presa SCART, e ovviamente la televisione a cui dobbiamo attaccare la PlayStation 2, la presa SCART, non sa nemmeno che cosa sia. Bellissimi ricordi. Ma nel frattempo, per cercare la PlayStation 2, un po' a casa mia e un po' a casa dei miei, sono venute fuori alcune cose che volevo condividere insieme a voi. Tanto per fare un tuffo nel passato, se parlavamo di PlayStation 2, non vedo perché non parlare di PlayStation 1. E guardate qua che roba. Cioè, ragazzi, io adesso non vorrei dire, ma il confronto della tecnologia è qualcosa di incredibile. Io in questo momento sto guardando la mia PlayStation 5 attaccata al computer, perché gioco sul computer, la PlayStation 5. Se usiamo il 100% del nostro cervello, no, arriviamo a qualcosa di questo tipo qua. E guardate qua che pezzo di esposizione incredibile che ho trovato. Non ho il Nintendo 64 perché quello è a casa di mia nonna, però guardate qui. Un bellissimo e praticissimo Nintendo GameCube che uno può trasportare proprio perché c'ha la maniglia. Anche questo, un pezzo veramente di storia, un reperto. E all'interno, meraviglioso, un bel CD di Super Mario Sunshine. Credo gioco clamorosamente bello, uno dei più belli di Mario, insieme a Mario 64, veramente qualcosa di incredibile. Ma non solo, perché in tutto questo ho trovato anche altre cose, come alcune confezioni del Game Boy. Una bellissima Game Boy Camera, che tra l'altro possiedo ancora, eccola qua, funzionante, perché mi sono fatto una foto, credo, l'anno scorso. E adesso facciamo un unboxing, perché all'interno di questa Game Boy Camera c'è qualcosa che non avevo ancora estratto. E attenzione, c'è proprio il manuale della Game Boy Camera, signori. Con tanto di plastica originale, mi viene la pelle d'oca a fare queste cose, perché io questa roba non l'aprivo veramente da che anno è nata la Game Boy Camera, dal 98. Dal 98. Ieri ho esultato al gol di Ildiz, che è un 2005. Ildiz sarebbe nato 7 anni dopo questa roba qui. E neanche Vlaovic, neanche Ken erano nati. Ci rendiamo conto, neanche cambiare, nessuno. Game Boy Camera. Game Boy Camera, parti, funzioni, inizio del gioco, come si gioca, visione delle immagini, stampiamo, meraviglioso. Cioè, questo è veramente qualcosa di meraviglioso, bellissimo, bellissimo. Io mi ricordo che andavo a fare la spesa con mia madre quando ero piccolo, facevo le foto e poi giocavo a questo gioco qui. Questo è l'unico gioco, credo, che mi piaceva della Game Boy Camera. Questo qui, veramente qualcosa di assurdo. Benissimo, pelle d'oca veramente alta. Il mio Game Boy Color, dal valore di 159.000 lire. Io purtroppo questo Game Boy Color non lo trovo più. Questo non è arrivato fino ai giorni nostri, però abbiamo la scatola al cui interno c'è scritto software non incluso. Per software immagino che si stia parlando delle cassettine, no? Dei giochi. Guardate qua cosa altro ho trovato. Pokémon Trading Card Game. Meraviglioso, anche questo in realtà ai giorni nostri è arrivato. Non ho più invece questa carta che era al suo interno, ora vado a memoria. Non mi ricordo se era un Meo Promo o un Jigglypuff Promo. Se è il Jigglypuff Promo potrei ancora averlo in realtà. Se è il Meo Promo no, non lo possiedo più. Anche questo andiamo abbastanza indietro perché qua 2000, dai. Andiamo abbastanza là, infatti vedete, compatibile con Game Boy Color. Non solo per GB, ma anche compatibile per Game Boy Color. E poi, ovviamente, non potevano mancare, ragazzi. Mi viene un po' la tachicardia perché è qualcosa di meraviglioso. Pensavo di averle perse, invece no. E invece no! Guardate, io
faccio 32 anni nel 2024. 32 anni. Posso essere felice da matti per questo? Posso essere felice come un bambino per aver ritrovato questo? Sì. Sì. È qualcosa di meraviglioso. Io ho appena comprato su Amazon, oltre all'adattatore per la Play 2, le confezioni di plastica per contenere questi reperti storici che sono, cioè, tenuti in condizioni veramente vergognose, poverine, poveracce. Però guardate che bello. Cioè, qui c'è ancora, perché no, ci cavano sulla confezione, direttamente sulla confezione, il prezzo che io ho rimosso. Bravo Blastoise che sei rimasto. Purtroppo al loro interno non c'è il manuale, ma ci sono le istruzioni per la rimozione delle pile, per cambiare le pile, quindi veramente qualcosa di assurdo. E su Pokémon Rosso, all'interno della confezione, possiamo trovare anche il timbro del negozio di giocattoli che mi ha venduto Pokémon Rosso, non lo so, nel 90 e qualcosa, 97, 98, giù di lì, qualcosa di quel tipo lì. C'è ancora il timbro. Perché hanno fatto un timbro dentro la confezione? Cioè, ci rendiamo conto? Per fortuna la scatola è brutta, è rotta, ma cioè, è qualcosa di cattivo da fare sulla confezione di Pokémon Rosso. Tra l'altro io questo negozio lo conosco ancora perché è ancora aperto. Questi invece per fortuna sono arrivati fino ai giorni nostri, e io l'anno scorso mi ero comprato, benissimo, su eBay questa cosa per contenere tutte le mie cartucce. Infatti rosso e blu li vedete lì davanti, sono particolarmente consumati perché li ho giocati proprio un paio di volte nella mia vita, proprio un paio. Invece questo Pokémon verde l'ho preso anche questo su eBay, funziona in giapponese, credo che non sia la cartuccia originale, penso che sia una repo, si chiamano repo, poi non mi ricordo se ve l'ho mai fatto vedere, ma mi pare di sì. Nel retro il mio Pokémon rosso io appiccicai questo, guardate che bello, quanto puzza di vecchio, puzza veramente di anni 90. E per finire, dato che abbiamo parlato di PlayStation e di Nintendo, Sony e Nintendo, vi faccio vedere quello che è tuttora il gioco forse migliore che io abbia mai giocato in assoluto, e che ho finito anche di recente, forse sulla... Sì, di recente. Era l'anno del terremoto in Emilia, quindi 2012, insomma, sì, di recente. Credo sulla Play 3. Vado a memoria, dovrebbe essere la Play 3, che avevo scaricato in formato digitale. Final Fantasy 8. Io quando guardo Final Fantasy 8, ecco, mi viene in mente... Ma incredibile, non l'avevo vista su Twitter, avevo postato questa cosa dicendo Final Fantasy 8 ci sono due dei migliori GF... E ci sono Ifrit e Diablos. Cioè, veramente qualcosa di meraviglioso. Sono quattro dischi, non so chi ci ha mai giocato, ma una volta si faceva le cose per bene. Io ovviamente l'uno non ce l'ho, il due sì, e poi non ho il tre, ma ho il quattro. Quindi ci sono ben metà dischi qui dentro, chissà gli altri due dove sono finiti. E questo niente, lo so, è un video un po' così, non ha minimamente senso. Però dato che avevo trovato tutte queste cose nostalgiche che mi fanno venire la pelle d'oca, io sono veramente fierissimo di possedere queste. Queste che mi fanno veramente venire da piangere, non vedo l'ora di metterle in confezione, di poterle esporre, perché questi sono veramente dei pezzi di cuore incredibili. Cioè, mi piace di più avere le confezioni piuttosto che avere le cartucce in questo momento. Sono strano? Sì. Ma fatemi sapere un po' la vostra... Qui sotto nei commenti voglio sapere se anche voi avete conservato queste cose, se sono arrivate ai giorni vostri, se le hanno buttate via. Io sono felicissimo di averle recuperate, perché pensavo potessero essere state buttate in qualche discarica, invece no, sono qui con me a casa mia. Miglior regalo di Natale di sempre, bellissimo.